Ieri sera a Milano, protagonista il fuoco dell'Andocciata di Agnone per un evento legato a Expo. L'Andocciata di Agnone è stata protagonista ieri sera a Milano per un evento fuori salone dell'Expo. Vediamo. Agnone e il Molise si presentano a Milano. Nell'anno di Expo, il comune molisano celebra il giorno del fuoco lungo la darsena del Naviglio. Impressioni straordinarie, partecipazione non solo di molisani ma di tutti i visitatori adesso dei Navigli, ma soprattutto straordinario invito, vengano in Molise a conoscere direttamente e personalmente la nostra regione. È la presentazione di, non solo del nostro comune ma di una piccola regione, il Molise, che vuole esserci con la sua tradizione per proporsi diciamo nelle prospettive più ampie che offrono anche i temi trattati dall'Expo 2015. Il fuoco permette di cucinare, di fondere metalli e di scaldare le anime. Una campana forgiata dalla Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone è stata donata alla città di Milano. Il fuoco unisce, la campana unisce e tutto questo ci emoziona per questo grande evento che è l'Expo, che è veramente un richiamo eccezionale. E la campana è un richiamo, ce l'abbiamo messa tutta, è un sogno che si realizza, siamo qui, siamo a Milano. La serata è stata caratterizzata dalla emozionante Andocciata, la sfilata di torce che annualmente celebra la nascita di Cristo. Oltre 600 docce da 1, da 2, da 4, per poi formare ventagli anche da 18 docce. Solo di abete bianco facilmente infiammabili, un fuoco che riesce a certamente rinfiammare i cuori di chi assiste. Quest'anno Milano è un palcoscenico straordinario, Expo ha portato gente da tutto il mondo e da tutta Italia. Questo è lo spirito, conoscersi, vedersi, incontrarsi. La tradizionale Andocciata presentata in anteprima a Milano si svolgerà ad Agnone l'8 e il 24 dicembre prossimi.